è uno schifo, è uno schifo, tutte queste forze dell'ordine, per che cosa? Per agevolare dei finanzieri, per agevolare le lobby, ma che cosa significa? I nostri figli vivono qua, vivranno qua, non avranno la possibilità di vivere per quello che fanno, distruggono la natura e tutto, e voi li state difendendo involontariamente, ma dovete avere il coraggio di rispondere in modo concreto, con etica, con una forza morale diversa, mettendovi con noi contro di loro! Lunedì mattina sono partite le operazioni di eradicazione degli oltre 200 ulivi che si trovano in località San Basilio a San Foca, Marina di Melendugno, lungo il tracciato dove dovrebbe sorgere il microtunnel del gasdotto TAP. Nella mattinata di ieri un gruppo di una decina di manifestanti ha bloccato la strada di accesso e uscita al cantiere TAP ed è stato necessario pertanto l'intervento della polizia. Questa mattina è ripresa la mobilitazione dei cittadini che si oppongono alla realizzazione dell'approdo del gasdotto TAP a Melendugno. L'area del cantiere è presidiata da decine di uomini delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa che proteggono gli ingressi e anche le strade poderali di accesso. Sul posto ci sono decine di manifestanti che impediscono ai camion di TAP di entrare nel cantiere. Sono anche giunti a sostegno della protesta i sindaci di Melendugno, Caprari, Cavernole, Martano e i parlamentari del Movimento 5 Stelle De Lorenzis e Donno. I manifestanti chiedono che non si riprenda l'attività del cantiere almeno fino a che la regione, che oggi discuterà la questione TAP nel corso della riunione del Consiglio, non prenderà posizione rispetto alla contesa amministrativa in corso.